Coronavirus risale la curva dei contagi in Irpini a 75 le nuove persone risultate positive al Covid e sono due i morti in poche ore al Moscati di Avellino. Si tratta di un novantenne di San Martino Valle Caudina e di un 54enne americano che presentava altre patologie. L'uomo, un californiano in vacanza da alcuni parenti, era stato ricoverato lo scorso 4 gennaio, oggi il decesso. Ma intanto preoccupa l'impennata di contagi nel capoluogo dove sono 8 i nuovi positivi. Le cose non vanno meglio a Montoro, dove i nuovi casi nelle ultime 24 ore sono ben 14, tre mini cluster isolati tra loro che hanno innescato una serie di contagi a catena in alcuni nuclei familiari. Tre le frazioni interessate, Torchiati, Borgo e Banzano. In uno dei casi a scatenare l'infezione sarebbe stato un momento di convivialità e ritrovo in occasione di una festa di 18 anni celebrata in una masseria in concomitanza della tradizionale uccisione del maiale, usanza tipica del mese di gennaio nelle aree interne della Campania. Ma il consigliere Antonio nello Cerrato assicura la situazione a Montoro è sotto controllo. Ci sono stati dei piccoli focolai circoscritti in nuclei familiari in uh, soprattutto tre frazioni che eh, nelle, nella scorsa settimana uh, sono, sono esplosi numericamente ma adesso siano abbastanza circoscritti e controllati. Noi abbiamo il vantaggio di avere un drive-in eh, all'uscita dell'autostrada, no, ci stiamo subito attivando con una task force potenziata in queste ore per monitorare la situazione che, ripeto, è sotto controllo. Non ci dimentichiamo che è vero che sono 129 casi registrati, ma è anche vero che è una popolazione di 20.000 abitanti.